Guarda il pubblico, voglio fischio finale all'arbitro. Sono 11 anni che l'Italia non ha due squadre nei quarti di Champions. Tutto impossibile. Quello di Giove sono quasi per finire, raga. Sta bene, 10 secondi. 5. Palla incredibile. Quarto minuto, 6. È finita, ragazzi. E saluto ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Sono il suo amico MC che parla. Oggi siamo ritornati con un nuovissimo video. Finalmente dopo 11 anni l'Italia ritrova nei quarti di finale di Champions League almeno due squadre italiane, ovvero Juve e Roma. Roma che passa in casa contro lo Shakhtar per 1-0, perché se vinceva 1-0 passava lo stesso, visto che all'andata poi ha perso turno, ma vabbè. Comunque, basta che è passata. Oggi ha fatto anche una grandissima partita la Roma. Devo ammetterlo, è stata da Juventino e oggi è stata una grande Roma. Veramente è stata una grande Roma. Soprattutto là a centrocampo, ma in Angola un guerriero, mamma mia. Poi in attacco Gico, un bomber Gico, davvero. Oggi ha giocato una gran partita Gico, mamma mia. Recuperava palloni, poi è stato seguito da un ottimo assist di Strootman, che ha fatto un bellissimo lancio verso un Dzeko, che poi di punta ha segnato gol del 1-0. Poi è stato espulso il difensore dello Shakhtar, che ha fatto una scemata incredibile. Cioè, se andare a prendere con un povero raccattapalle, cioè, ma che l'ha fatto? Che l'ha fatto? Se andare a prendere con un povero raccattapalle, quel pingone di merda, mamma mia. Non mi ricordo nemmeno come si chiama quello di pensione, mi pare Ordet forse, boh, Ordet, neanche se era il genere. Vabbè, basta comunque che oggi la Roma è passata. È da 10 anni che la Roma non andava ai quarti di finale, mamma mia. Spero di vedere un bel derby Juve-Roma ai quarti di finale di Champions League, ma mi sa che è impossibile forse vedere un derby di nazione ai quarti, boh, non mi ricordo. Stanno qui, ecco, 1-0 il risultato finale. Gioiscono i giocatori, i tifosi della Roma, e beh, se lo meritavano, perché finalmente dopo 10 anni ritornano ai quarti di finale. Veramente era una maledizione per loro che non arrivavamo nei quarti di finale. Vabbè, per Rotti, ma che se la portava, cioè, raga, c'era Alisson che faceva così a Perotti, lo lanciava, mamma mia. Veramente una gioia immensa, è stata veramente una gioia immensa. Esulto pure io per la Roma, visto che anche la squadra italiana se lo meritava oggi di vincere questa partita. Questo che squadra è, mai fatto, raga. Cioè, la Roma ha passato un girone difficile dove c'erano Chelsea e Atletico Madrid. È passata prima, raga, cioè, scusate, cioè, è passata prima la Roma, un giro veramente difficile, dove c'erano Chelsea e Atletico, la squadra con cui si poteva, cioè, dove si poteva più affrontare era il Karabag. Vabbè, beh, comunque, fatto sta calma, pure è passata prima in quel giro, è difficilissimo, addirittura l'Atletico è andato in Europa League, mamma mia. Mi dispiace anche un pochino per il Karabag, ma vabbè. Vabbè, comunque, fatto sta oggi, grande Roma. Finalmente, dopo 11 anni, rivediamo due italiane nei quarti di finale. Bene, ci vediamo domani con la reaction di Juve-Atalanta, sperando di andare a più 4 sul Napoli, mamma mia. Comunque, beh ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto, commentate, iscrivetevi al mio canale, ma soprattutto a tutto il video, noi ci vediamo alla prossima, ciao!